molto tempo fa, tra gli Ostindini, dopo un lungo viaggio, giunsero nel deserto dell'Atacama. Andavano alla ricerca dello sciamano di origine polacca Kowalski, esperto conoscitore di Clash of Clans e detentore del segreto della guerra perfetta. Al loro arrivo non trovarono nessuno. Lo sciamano Kowalski era andato ai Caraibi, sperperando i risparmi della vecchia madre in una cena a base di moscardini e cosetti di cocaina purissima. Lord Val, che nella vita normale fa l'amministratore delegato di una multinazionale, Francesco da Vicenza, uno studente con la passione per la Scozia. La vita reale si chiama... Sono io, William Wallace, e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti. E Rames, un personaggio televisivo di livello internazionale. Ma non viaggiarono invano. Al ritorno in Italia, attraversando il nuovo traforo del Monte Bianco progettato dall'ingegner Fabbe, una visione cambiò le loro vite. Crearono un clan e da pochi diavoli che erano lo chiamarono Malebranche. Stabilirono delle regole che nessuno avrebbe dovuto infrangere per nessun motivo. Qui non si fanno distinzioni razziali, qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani, qui vige l'eguaglianza, non sono toccato nessuno. Iniziarono a reclutare senza sosta, giorno e notte, notte e giorno. Cercavano i guerrieri più forti, i più forti di tutti. Molti furono i guerrieri che si unirono al clan e giurarono fedeltà eterna. In breve tempo il clan divenne potente, il suo esercito inarrestabile. Anche se in realtà assomigliamo più a loro. Ma non sottovalutateci, perché in guerra, capitanati dal nostro capo Dario, al mio segnale, scatenate l'inferno. Facciamo tanto male.